Bene, altro appuntamento qui a Porto Vasca, nella piscina Salvatore Giudice. Quest'oggi tocca a un altro personaggio fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione di una struttura importante sportiva, in questo caso parliamo di nuoto, della piscina Salvatore Giudice. Francesco Marino, ormai è un anno, quasi un anno possiamo dire, che è qui come direttore responsabile della piscina. Innanzitutto grazie Francesco per aver accettato questo invito. Come sei arrivato qui a Lamezia? Perché la tua carriera poi è stata molto, diciamo, intensa di soddisfazione professionale a livello natatorio, e poi ricordiamo che tu fai parte del gruppo Fiamme Oro, l'emblema dello sport militare, possiamo dire, polizia in questo caso, possiamo dire a livello mondiale, perché le Fiamme Oro vincono medaglie in tutto il mondo, in tutte le Olimpiadi, e tu sei stato parte, diciamo, di questo gruppo importante. Ripeto, tu vieni da tante esperienze importanti, tante strutture che hanno cresciuto, campioni olimpionici, di tutto e di più, insomma, no? Dove ci sono altre realtà. Insomma, poi arrivare qui a Lamezia, non lo so. Cosa ti ha spinto e come ci sei arrivato? Ma guarda, è facile rispondere a questa domanda, perché la risposta immediata a chi mi fa questa domanda è la passione. Ma prima di andare avanti e risponderti, fammi dire due parole che per me sono importanti. Io rappresento in questo momento la società dell'Ervalia, e la società ringrazia questa emittente nella tua persona, nella nostra segreta, la nostra giornalista addetta stampo, che si è fatto carico di tantissime iniziative in maniera puntuale e precisa. Per cui i ringraziamenti, secondo me, sono, diciamo, il primo passo di questa nostra chiacchierata, chiamiamola chiacchierata, dove la società Ervalia è riconoscente a questa emittente e a tutto quello che circonda, perché questo è un momento difficile, drammatico, dove non la fa da paura, non la fa da padrona solo e soltanto il virus, ma la fa anche la paura. E allora la domanda è: come possiamo sconfiggere, come possiamo dire ai genitori, ai parenti, agli amici di venire in piscina? E c'è la risposta, è il coraggio. Noi in questo percorso ci sono state delle interviste anche con il presidente, anche con la segretaria. Hai fatto delle interviste a tutte le persone e hai potuto constatare che l'acqua è uno degli elementi più facile e più semplice. Considera è che più sicuro. È più sicuro. Considera che l'acqua è trattata, come tutto il mondo sa, è trattata dal cloro. Nel cloro, componente chimico, c'è la mucchina. Cioè la mucchina, quello che normalmente troviamo in farmacia. Quello che usiamo anche per le mani. Bravissimo, esattamente. Quindi voglio dire, io voglio dare un messaggio, se tu me lo concedi, di coraggio, di avere coraggio, di portare i bambini, di portarsi qua, perché poi tu hai visto domenica come si sono divertiti, e sicuramente domenica si divertiranno con tutte le precauzioni del caso, perché ci abbiamo una segreteria che segue i ragazzi, ci abbiamo uno spogliatoio con degli assistenti e poi ci sono degli istruttori e dei tecnici che seguiranno passo dopo passo tutti i bambini. Quindi io inviterei tutti coloro che domenica mattina volessero fare una cosa. Parliamo di domenica 30 in questo momento. Domenica 30 alle 10 gratuitamente possono venire qua senza nessun problema e fanno una domenica mattina diversa da tutte le altre per potersi divertire. Non è che non voglio rispondere alla tua domanda di Francesco Marino con le Fiamme Oro. No, mi risponderai. Sì, certamente. Però la cosa, Giovanni, la cosa che a me preme di più e dare un messaggio alla gente di dire: venite tranquillamente, perché noi vi aspettiamo. Bene, la gente, Francesco, sta ci sta tutto quello che stai dicendo. Grazie. Però la gente a casa vuole conoscere ancora meglio chi circonda questo ambiente, come si lavora, la sicurezza, tutto quello che hai detto tu. E noi stiamo
presentando, far conoscere tutti i personaggi che ci sono, certo, qui all'interno della struttura sportiva Salvatore Giudice. Mi risponde alla domanda che ti ho detto, come arriva Francesco Marino, dopo tanti risultati a livello nazionale e internazionale del nuoto, come arriva qui in piscina a Lamezia Terme, anche se tu, dobbiamo dire, sei di Lamezia. Sì. Tu mancavi da 50 anni da Lamezia. Io vado via da allora Nicastro, ora Lamezia, vado via perché, diciamo, mi sta molto stretto questo posto. E vado a Roma, dove lì chiaramente dopo un periodo di assestamento c'era mia madre, lì alcuni miei parenti, e decido di entrare a far parte, per fare il servizio militare, per far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, sezione acqua, perché... Ma tu sei entrato prima in polizia come polizia normale. Prima sono entrato in polizia. Facciamo, parliamo a gradi, perché sennò... Sì, sono entrato in polizia esattamente a Nettuno, dove c'è una scuola di polizia per allievi agenti di pubblica sicurezza. Allora c'era pubblica sicurezza e lì ho fatto il mio percorso, e a un certo punto c'era, alla fine di questo percorso, ognuno che doveva prendere la polfar, la confine. Ma c'era la scelta o ti mandavano? C'era la scelta. Poi, sulla scelta, è chiaro che il comandante doveva decidere se era sì o no, attraverso quelli che erano il tuo le caratteristiche delle persone. E quindi io sono stato fortunato ad essere accontentato ad andare nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Lì, diciamo che ho fatto tutta la mia carriera. La mia carriera, che è stata fatta con semplice assistente di vasca, poi sono diventato un allievo istruttore, poi sono diventato un istruttore, fino ad arrivare ad allenatore, e ho conosciuto tante società, tanti allenatori, tante realtà che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto maturare e mi hanno fatto diventare quello che, diciamo, nel bene e nel male sono arrivato. E dove è stato la crocevia di questa scelta? C'è stato un certo punto che io vado via dalla polizia perché per termine di età vado in pensione, e quindi io mi adagio con qualche società importante a Roma. Dove io ti ho conosciuto. Dove tu mi hai conosciuto, e dove ho conosciuto anche il presidente Butera, di questa, che adesso non c'è più. Esatto, dell'Arvalia. Il presidente dell'Arvalia, al presidente di questa società di Roma, di Lamezia, gli dice: guarda che c'è un ragazzo, c'è una persona che ha competenze e ha soprattutto professionalità, che è Francesco Marino. All'inizio io non accettai, rimandai semplicemente questo invito, ma lo rimandai di un anno, di due anni. Perché poi ci incontrammo con te. Perché poi dopo ci incontrammo io con la mia squadra e tu con questa squadra per il famoso meeting di Pescara. Di Pescara, che è un percorso di nuoto, una testata, ricordiamo, una testata molto bella, una testata nazionale, a livello nazionale. E in quel percorso noi ci siamo incontrati. Ho conosciuto ancora di più Simone Bernardini, dove abbiamo buttato le basi per poter a poi fare questo matrimonio. E così è successo. Poi mi è venuto... Ci è voluto due anni per convincerti. Ci è voluto due anni perché? Perché diciamo che all'inizio Claudio Butera mi diceva: Francesco, tu non ti devi preoccupare perché tu puoi prendere l'aereo e andare su e giù. Nel mio DNA questo modo di lavorare non mi piaceva. E quindi io dissi: ti piace la pianta stabile? Sì. Perché devo lavorare, devo capire, devo conoscere i problemi per poterli affrontare e perché non risolverli. Per cui dopo due anni ci siamo incontrati, ho fatto una scelta di vita molto importante dove ho cercato di portare nella decisione anche mia figlia è grande, io ho una figlia grande, e lei mi disse: papà, se tu te la senti e se il tuo cuore ti dice di andare giù nel tuo paese, vacci. E questa è stata un po' la molla di poter decidere per il sì. E poi arrivato qua... Poi io sono arrivato qui ad aprile-maggio, però... Cosa ti aspettavi qua? Parliamoci qua, perché venire dalle grosse strutture di una vasca 100 metri, 50,
in una città come Roma e non solo, dove ci sono milioni di abitanti, dove c'è tanta competizione, dove c'è tanto vivaio giovanile per la nazionale. Insomma, tu arrivare qua è come anche un trauma, diciamo, no? Sì. Perché non, era bello venire questa nuova esperienza, però speriamo che tu trovi qualcosa di... Cosa ti aspettavi di trovare qua, per la verità? Cioè... Sì, guarda, la verità te la dico subito. Io, sinceramente, quando sono venuto qua, io sapevo che avrei incontrato alcune carenze, no? Ma proprio a livello di persone. Però questo l'ho bypassato quando ho conosciuto il personale. Io ho conosciuto delle persone qui molto professionali. Poco prima tu hai conosciuto Massimo Borracci, che insomma io sapevo chi fosse. Quindi io Massimo Borracci lo seguivo quando lui nuotava, e tutto il resto, tutti gli istruttori, perché qua sono istruttori, ma soprattutto ci sono molti allenatori, molti che hanno fatto esperienza come responsabile di strutture, quindi competenza tantissima. Ma ti dirò di più, vorrei uscire dal piano vasca per dire: ci sono le segretarie, ci sono Giusi, l'altra Giusi è Antonella, che tu hai intervistato domenica con Simone Bernardini, ma non mi voglio dimenticare le due assistenti. Le due assistenti, che sono le signore che curano i bambini, quelle sono due figure importanti. Qua non c'è una figura di più e una figura di meno. Io pensavo che venendo qui avrei trovato questa carenza. Invece io ti garantisco che la signora dell'assistenza nello spogliatoio è talmente professionale, brava e competente col bambino, tanto quanto un tecnico che insegna al bambino di girare le braccia e di battere le gambe. Perciò dici, qualsiasi attività, chiunque la faccia professionalmente qui nella struttura, il valore è uguale all'allenatore, è tutta la famiglia, diciamo, ognuno mette il suo. Assolutamente sì, guarda, non vorrei dimenticare Carmen Mazzei, che è il presidente della società e che è molto attenta a tutto ciò che sono le problematiche. Noi qui abbiamo dei ragazzi che vengono la mattina diversamente abili, e che questi bambini noi la mattina li curiamo, hanno delle carenze sia a livello fisico e sia a livello mentale. La preparazione dei nostri allenatori, perché ci vogliono delle preparazioni specifiche, quindi ci vogliono delle competenze, non puoi mettere istruttore e mettere qualsiasi, perché andresti a rompere un equilibrio che il ragazzo ce l'hanno. Noi la mattina facciamo questo lavoro perché la nostra società è aperta a tutti, ma sempre è stata aperta. Chiaramente in questo momento non vorrei essere noioso, ma la paura è tanta, molta, la capisco da genitore, non voglio parlare semplicemente come responsabile di questa piscina, però la paura è tanta. Io però la paura, che io vedo tanta gente per strada, parliamo, discutiamo, mi chiedono informazioni. Bene, io a questa gente li rassicuro. Cioè, venire una volta per vedere e capire se ci sono i presupposti per poter fare un certo tipo di lavoro. Francesco, essere direttore di una struttura, ricordiamo, è una responsabilità importante, però il direttore si occupa anche, al di là delle problematiche, anche di costi di gestione, che certo, poi insieme alla società devono mantenere equilibri di incasso, perché sappiamo che una struttura, specialmente una piscina, ha dei costi notevolissimi. E siamo in un periodo un po' particolare, il Covid, adesso sono arrivato al momento, perché le utenze qua sono importanti, perché qui si lavora con le utenze, si lavora con l'energia elettrica, si lavora con il gas. Perciò sono le cose fondamentali. Qua ci sono dei motori che vanno acqua 24, non si fermano mai, è come una nave da crociera che non si ferma mai il motore, no? Certo. Così mi disse un comandante di una nave: il motore di una nave si accende quando viene varata e si spegne quando va in cantiere. Certo, certo, certo. Fine navigazione. Certo. È un periodo particolare, perché sappiamo che la partecipazione, infatti noi stiamo promuovendo questa situazione di venire in piscina per la sicurezza, e c'è stato un calo notevole da parte della partecipazione dei ragazzini o di chiunque viene a nuotare, perché il Covid, questa
Psicosi, che ormai ci è stata anche mediaticamente data nella testa, ormai vanno tutti con la paura. Sì. Come fa a lavorare un direttore quando, per esempio, arriva una bolletta il doppio di quelle che si pagava l'anno scorso, sia di gas che di energia elettrica? Come si fa a mantenere in piedi una struttura importante come diciamo, questa società, come questa piscina? E se ci sono vantaggi da parte del governo, se stanno arrivando dei, diciamo, dei bonus per salvaguardare le strutture sportive, in questo caso parliamo di nuoto. Guarda, forse ho fatto una domanda contorta. No, è molto lineare e la risposta voglio che sia molto lineare. Vedi, quando succedono queste cose, io da quando sono venuto qua insieme alla società ho detto che questa doveva diventare una famiglia. Le bollette di gas, di luce, arriveranno a tutte le famiglie. Una famiglia che si mette a tavola ti dice: noi non ce la facciamo a pagare questo, cosa dobbiamo fare? Semplice, semplice nel senso che si risponde alla domanda: il sabato sera non si va a mangiare la pizza, una volta non si va a fare una gita, un'altra volta non si può fare qualche altra cosa, cioè bisogna stringersi. Cosa abbiamo fatto noi? Io e i responsabili di Vasca, che tu l'altra volta hai intervistato, no? Cosa si fa? Una famiglia si stringe, ci si siede tutti insieme e si dice: che cosa possiamo fare? Allora, possiamo fare questo. Allora, se noi prima avevamo 6 corsie impegnate con tutti i bambini, perché dovevamo impegnarlo con tutti i bambini, adesso ci sono bambini di meno. E allora l'istruttore gli diciamo che in questo momento non deve venire a lavorare. Ma questa è una piccolissima parte, una sola piccola parte. Perché... Ma tu quando dici a un istruttore, sì, non venire a lavorare è un posto di lavoro in meno. Esattamente. È una famiglia che non mangia. Bravi, cioè, hai ragione, hai ragione. Non è facile per una proprietà dire a una persona: tu non vieni a lavorare, che non sono i bambini. Non è facile, però l'istruttore, il collaboratore si rende conto, perché il pomeriggio quando viene qua l'istruttore vede che la vasca non c'è nessuno. Certo. Allora, far lavorare l'istruttore comunque è impossibile. Certo. E quindi è come la stessa cosa. Guarda l'acqua. Esattamente, è come la stessa cosa. Io dico al bambino: allora noi sabato sera non andiamo a mangiare la pizza. Ma dispiace al papà e alla mamma, ma una famiglia, non è che questa cosa durerà all'eterno. Certo. In eterno. Diciamo che dobbiamo stringere un pochettino i denti, dobbiamo avere tutti insieme un bene comune, che lì è la famiglia intesa in maniera classica, e noi qui invece abbiamo una società che è una famiglia, dove gli istruttori, sull'invito che noi abbiamo fatto, tutti hanno risposto di sì. E questo è un bellissimo segnale. Un bellissimo segnale, però voi, siccome questa società ha un cuore, sì, cerca di limitare i danni, sì, e continuare nei progetti. Sì. Infatti ci sono state iniziative in questo periodo particolare, esatto, dove esatto, c'è stata la balla a nuoto, con la partecipazione di tantissima gente, domenica prossima ci sarà questo staffettone dove chiunque gratuitamente può venire, sì, può venire a nuotare, a fare questa competizione, tra virgolette, esatto, più un divertimento, esatto, parliamoci chiaro, dove incontrare gli altri ragazzi, insomma è un momento di socialità, è un momento di provare le brezze dell'acqua quando fuori fa freddo. Sì. Invece qua è caldissimo. Sì. Perciò spiegaci sto staffettone da record che c'è a domenica. Domenica che poi è il ricordo in memoria dei caduti di Brema. Sì, esattamente. Ne abbiamo parlato ieri con Massimo Borracci. Con Massimo Borracci, che era stato un convocato che doveva andare, poi per motivi del tutto fortuiti non ha partecipato. Il discorso è questo: noi invitiamo la gente non perché siamo degli sprovveduti, facciamo venire la gente sapendo che c'è il Covid, non siamo così, siamo una società seria, competente, e quindi noi diamo tutte le sicurezze dall'ingresso, il genitore col bambino entra in segreteria, prendiamo subito, misuriamo subito la temperatura, in più noi la mettiamo il nome e il cognome con la temperatura per il tracciamento come il protocollo Covid vuole, dopodiché le mani,
Che cosa succede dopo questa prima fase? Il genitore fa vedere il Green Pass per vedere se ce l'ha o non ce l'ha questa situazione, dopodiché vanno negli spogliatoi. Negli spogliatoi c'è un corridoio dove devono mettere a posto quello che gli si viene detto, tutto in un borsone. Questo borsone il bambino o il genitore o la persona che vuole venire domenica, prima di entrare in acqua si deve fare la doccia. Questo è obbligatorio. Come avviene? Una volta che loro sono entrati dentro ci sarà un responsabile di vasca, che sulla base del numero farà delle squadre che si metteranno da una parte e dall'altra della piscina, dove ci sarà una partenza, si darà il via, si partirà. Quando io arrivo dall'altra parte, tocco il muro, il mio compagno della stessa squadra parte. Questo ad esaurimento di squadra. Ma questo lo si può fare a stile libero, lo si può fare a delfino, lo si può nuoto fare... Nuoto libero, diciamo. Nuoto libero, assolutamente. Questo... Sei stato chiarissimo. Grazie. Sei stato chiarissimo, però noi ricordiamo che la società c'ha una squadra di nuoto che ufficialmente sì. Sta girando in questo periodo lungo e largo per l'Italia. Sì. Anche nei limiti Covid, perché è tutto limitato per la stampa, per le televisioni, questa è anche un'altra sofferenza, perché non possiamo far vedere quello che succede nelle vasche di tutta Italia, però piano piano arriveremo che questa cosa si sblocca, no? Sì. Perciò l'Arvalia continua a macinare, a lavorare, a prendere medaglie. Ricordiamo abbiamo avuto settimana scorsa le gare a Grosseto, abbiamo fatto, diciamo, bei risultati. Assolutamente. Dove abbiamo preso delle belle medaglie. Tante medaglie. E domenica prossima ci sarà questo campionato importante, 4-5-6 a Roma, campionato di suono internazionale, dove ci sono strutture di tutta Italia che parteciperanno a queste gare. Sì. E noi, come Arvalia, ci onoriamo di avere una squadra ufficiale nella piscina di Ostia. La piscina di Ostia, dove si allenano le nazionali. È un centro federale, perciò insomma sarà una bella soddisfazione per i nostri ragazzi. Bene, io ti ringrazio, Francesco, per questa chiacchierata che ci siamo fatti. Grazie a te, grazie a voi. Vi ricordo lo staffettone da record in memoria dei caduti di Brema, che ci sarà domenica qui nella piscina Salvatore Giudici di Lamezia Terme. E sappiamo settimana prossima chi avremo, non lo sappiamo ancora, no. Ci diamo appuntamento settimana prossima. Volevo ringraziare l'addetta stampa della piscina Salvatore Giudici, Jessica Mastroianni, sempre incisiva e veloce su quello che fa, veramente una professionista. Bene, vi ringrazio a tutti, alla prossima con Bordo Vasca qui dalla piscina Salvatore Giudici. Grazie Presidente. Grazie, arrivederci a tutti.